Ciao a tutti, oggi vi voglio fare un video, visto che si avvicina San Valentino, ho pensato di fare un mini a cascata. Per questo mini io ho usato due fogli di carta presa da questa collezione qua, che avevo acquistato tempo fa da Pretty Kit. Poi ci serve due cartoncini sempre presi da Pretty Kit 30x30. Ne ho usato uno da 50x70 per fare la base. E lì anche lei ho visto che sono nel sito, quindi ha anche quelli grandi. Poi ho preso dei timbri, poi dei tamponi, un washi tape, questo pizzo e questo fiocchetto sempre preso da Pretty, alcune perle per gli abbellimenti. Poi io mi sono ritagliata una scritta che dopo andremo a decorarla e vi faccio vedere come. Questo era un cartoncino, io poi gli ho dato il colore bianco. Mi serve un foglio di un libro, io ho preso quello dell'elenco perché è molto sottile. Poi dovremo tagliare i pezzi per il nostro mini. Quindi dobbiamo prendere un cartone, che questa è la base, larga 37,5 per 22 di altezza. Io li ho già tagliati per agevolare il lavoro e per far prima. Ah, poi ci servirà anche dei colori acqua. Io ho questi e della colla, uno spray. Poi ci serve 6 pezzi larghi 15,7 per 11, questi qui neri. Un pezzo lungo che è 35 per 10. Così la lunghezza per 10, che è la larghezza. Ci va un'altra strisciolina così, che è di 2 cm e larga 15. Poi ci va, io questi qui sono pezzi di scarto che li ho tenuti per fare le taschine. Ci vanno 6 pezzi, anche questi larghi 15x10. Poi per ricoprire la struttura ce ne vuole 2 larghi 15,5 per 21,5 e 4 di questi, che sono alti 7,5, cioè larghi 7,5 e alti 21,5. E ora iniziamo. Allora, per prima cosa io voglio decoriamo la nostra scritta. Quindi mi munisco di pennello e di colla vinilica. Pennello e colla vinilica, io uso questa perché ora questa, e ci muniamo anche di un pezzo di carta. Ora io accartoccio un po' questa carta di giornale e la inizio a tagliare, a spezzettare tutta. Prendo la mia scritta dalla parte dove ho dato il bianco e inizio a attaccarci la carta, do la colla e inizio a attaccare i pezzettini di giornale.
dopo andrò a rifinire il tutto. Questo lo faccio per dare un effetto vintage, diciamo. Ora lasciamo ad asciugare. Vedete, il vantaggio di questo tappetino è che si pulisce in un batter d'occhio. Vedete? Ecco qua. Ora cerco di staccare i pezzi in eccesso. Diciamo che questa è un po' la tecnica del mix media. A me piace molto questa tecnica. Ora prendiamo i colori. Questo togliamo. Prendiamo i colori acqua, io prendo questo rosso qua, questo rosso qua, un po'. Ora vediamo con questi quattro colori cosa possiamo realizzare. Allora, intanto mi sporco il mio tappetino. Vedete com'è venuta? Che effetto che fa? Ora io prendo il mio heat gun e asciugo un po'. Bene, ora gli do un altro po' di colla sopra, vinilca, per fissare il colore. Vedete come che effetto che fa? Sotto ha tutte le scritte e sopra ho dato il colore così. Ora mi prendo il pennarello nero, ops, questa parte qua, e così do più profondità alla parola. Ecco qua, vedete, con i contorni neri. Vedete ora diciamo, la parte più difficile è fatta perché era più. Ora vediamo come assemblare il nostro album. Prendiamo la nostra base e prima ricopriamo il dentro, quindi
Io per la parte interna ho fatto questi due così e poi questo qua. Quindi prendo il colore, prendo una spugnetta e diamo il colore tutto attorno. E iniziamo a ricoprire l'interno. Io prendo la colla. Ah, scusate, non vi ho detto dove fare le piegature. Dobbiamo piegare la prima piega a 8 centimetri e facciamo la piega con, io ho usato lo Scoriborn, la prima piega a 8 centimetri, la seconda a 8 e mezzo. Allora, siamo di qua che... Allora, la prima piega a 8 cm, la seconda a 8,5, la terza a 24,5 che arriva qua, la quarta che è questa a 25, ok? E poi iniziamo a mettere la nostra carta a metà e metà. Deve uscire un po' di nero, un po' e un po' di sotto della base, in questo modo qua. Non è proprio pari, rimane un pezzettino, e questo serve per dare profondità. Faccio la stessa cosa qua. Vedete, così. E ora passiamo alla parte fuori. Il nostro. Quindi circa a metà facciamo in questo modo, attacchiamo il nostro nastrino così. Benissimo, la struttura dopo verrà chiusa col nostro fiocchettino in questo modo qua. La nostra struttura è fatta. Ora dobbiamo mettere il dentro.